calorie in tasca, che nasce 6 mesi fa come un'applicazione per smartphone da un'esigenza personale, nel senso che avevo bisogno delle informazioni, ero fuori rete, avevo bisogno di alcune informazioni, non riuscivo a reperirle dai supporti cartacei che trovavo in giro per questa città, e quindi mi sono rivolto allo smartphone, che era l'unica cosa che avevo in tasca. E da lì è andata questa idea di portare anche a Rieti questo concetto. Nasce come applicazione, ma oggi è di più, perché dopo 6 mesi possiamo dire che è un contenitore molto più ampio di un'applicazione, è un sistema di comunicazione integrato di promozione territoriale che contiene un'app, contiene un sito, inizia a contenere un piccolo canale televisivo con un palinsesto che sarà esclusivamente il nostro, e quindi tutti quegli strumenti che messi insieme e con le collaborazioni strette con molte realtà territoriali, che sono tutta la città ne parla per quanto riguarda i network televisivi, che sono dei gruppi Facebook, che sono le associazioni sportive di categoria, ecco, in questo modo riusciamo a dare un'informazione al turista completa, dove possa trovare uno strumento dove raccogliere tutte quelle informazioni di cui ha bisogno. Faccio un esempio su tutti: grazie all'accordo con Federalberghi doteremo tutti gli alberghi associati alla federazione di un pannellino con un QR code dove il turista, uscendo dall'albergo la mattina, possa scaricare l'applicazione e quindi avere tutte le informazioni del caso. Essendo installata sul telefono è possibile interagire con l'utente in qualsiasi momento. La comunicazione è rovesciata: il sito internet devo andarmelo a cercare io, l'applicazione è lei che mi cerca e quindi mi dà delle informazioni anche quando io magari non ci penso. L'applicazione sta in evoluzione, quindi anche attraverso tutto un sistema di multicanalità, e quindi abbiamo bisogno di personale che ci affianchi nello sviluppo dell'applicazione stessa. Prevalentemente cerchiamo persone che sono votate alle pubbliche relazioni e comunque all'attività commerciale, però comunque chiunque se la sente può mandarci il curriculum in maniera tale che possiamo prenderne visione e realizzare magari una collaborazione insieme. L'applicazione Rieti in Tasca si vede attiva sul territorio con altri tipi di collaborazioni. Una può essere per esempio l'ARI, Associazione Rieti Immigrante, che aveva bisogno comunque di fare veicolare un messaggio diverso nei confronti dell'integrazione, e quindi troviamo all'interno dell'applicazione una sezione apposita denominata Integrazione. Un'altra collaborazione importante che abbiamo stipulato è con la UISP, quindi per quanto riguarda tutte quelle che possono essere le tematiche legate allo sport e alle tipologie dello sport. Abbiamo proprio una sezione dedicata all'interno dell'applicazione dedicata alla UISP, in cui entrando all'interno di questa sezione è possibile visionare tutti quelli che possono essere i video delle specialità che vanno dal calcio a 5, vanno dalla vela, al basket, e quindi è una collaborazione molto importante che ci vedrà sicuramente molto proiettati al futuro, e quindi a una collaborazione molto più proficua in avanti da oggi.